La situazione, al di là di quello che si potrebbe pensare comunemente, è abbastanza grave. Ci sono delle presenze 'ndranghetiste in Liguria che la DIA già da diversi anni ci attesta più che come infiltrazioni, sono veri e propri radicamenti in tutte e quattro le province liguri, dallo spaccio di stupefacenti, dall'importazione di stupefacenti. Ricordo per esempio che il 40% circa della cocaina sequestrata in Italia, nei porti italiani, passa dai porti di Genova, Spezia e Vado e Savona. Va precisato che sequestrata vuol dire che la trovano, quindi questo è anche un elemento positivo per quanto riguarda le nostre forze dell'ordine e la magistratura. Ci sono problemi sul movimento terra, sulla gestione e il cosiddetto turismo dei rifiuti, sulla questione del passaggio dei migranti a Ventimiglia. Insomma, la situazione è abbastanza grave, molto più grave di quello che si pensa comunemente. La mafia albanese, secondo l'ultima relazione DIA, avrebbe preso dall''ndrangheta l'appalto dello spaccio, appunto della coca e degli altri stupefacenti che arrivano qui a Genova. Sono degli accordi interni che mafie numerose oramai, perché va detto che in Liguria prevale l''ndrangheta di gran lunga, ma esiste comunque anche Cosa Nostra, la Sacra Corona Unita, la Camorra e anche mafie cosiddette straniere, tra cui quella nigeriana e quella albanese. Ci sono accordi interni purtroppo sulla pelle della legalità. A sentire i processi che ci sono stati in Liguria, alcuni andati a giudizio e anche i dati che abbiamo noi, si concentra soprattutto, oltre che su quello che ho detto per quanto riguarda Genova, nell'estremo ponente, sia per quanto riguarda il fenomeno migratorio, sia per tradizione, vorrei dire, perché la storia dell''ndrangheta lì è una storia molto lunga che ha visto anche episodi molto, molto gravi. Nel Tiguglio c'è stato il famoso processo Conti di Lavagna, però posso dire che nessuna provincia è esente. Ci sono state delle inchieste di mafia importanti anche a Sarzana, nello Spezzino. Ci sono dei problemi, per esempio, con l'acquisto di strutture turistico-ricettive, in particolare nella provincia di Savona, in particolare in seguito alla pandemia che ha messo in crisi molte di queste aziende qualche tempo fa. Quindi nessuna provincia in realtà è esente, ma devo dire che va particolarmente attenzionata la situazione nell'estremo ponente. La mafia oggi non ha più bisogno di quella violenza fisica che ne era il tratto caratteristico fino perlomeno alle grandi stragi del 92-93. Direi che la figura di Messina Denaro in questo senso è emblematica. Lui ha rappresentato proprio la transizione dalla mafia delle stragi, di cui è stato protagonista, alla mafia degli affari. Si dava anche arie di imprenditore in un certo senso. E anche in Liguria c'è questo fenomeno, cioè pensiamo per esempio per gestire degli appalti come ora quelli del PNRR, che su cui sicuramente cercheranno di mettere almeno in parte le mani e su cui noi contiamo sull'opera di prevenzione e di sorveglianza. So che l'ex procuratore Michele Di Lecce è stato nominato, come era stato per il ponte Morandi, per la ricostruzione del ponte San Giorgio, e quindi abbiamo molta fiducia che non accada. Però sono miliardi che arrivano e quindi le mani bisogna pensare che vogliano metterle. E queste mani si possono mettere avendo fior di professionisti a disposizione, quindi amministratori, commercialisti, avvocati, anche politici potrebbe essere. Insomma, bisogna rendersi conto che non incontriamo più il mafioso per la strada come era una volta e lo vedi subito. Potrebbe essere infiltrato ovunque, quindi più difficile trovarlo, però abbiamo anche degli strumenti, penso per esempio agli strumenti raffinatissimi delle camere di commercio di tipo informatico, che possono individuare, con la collaborazione naturalmente straordinaria che c'è sempre dei prefetti e delle forze dell'ordine e della magistratura, quelle ditte che cercano magari nelle fasi dei subappalti di infiltrarsi, anche godendo di una legge che ha un po' liberalizzato gli appalti da questo punto di vista. La Commissione Antimafia prima ha passato un anno intero a fare audizioni per rendersi conto, essendo di nuova istituzione, perché è partita con questa consiliatura, è stata approvata alla fine della consiliatura precedente, però di fatto io sono il primo presidente della Commissione, quindi ha passato un anno a fare audizioni di tutti i livelli per rendersi conto della situazione. Ora ci siamo concentrati sulla stesura, che è a buon punto,
di una legge sui beni confiscati, che in Liguria sono più di 470, credo il numero definitivo 476, ma aumentano di volta in volta i beni confiscati immobili. Poi ci sono anche delle aziende, circa una ventina, in modo tale che la Regione abbia una legge che riguarda tutti i comuni e che può aiutare tutti i comuni, non solamente quelli grandi che hanno delle dotazioni di personale e delle competenze già in atto per gestire questi beni confiscati. La cosa molto positiva è che la nostra proposta di legge della Commissione si è unita recentemente ad un DDL opportuno proposto dall'assessore Benvenuti e quindi dalla Giunta, in modo tale che sia il Consiglio, dove la Commissione è presieduta da un membro della minoranza, sia la Giunta, che naturalmente esprime il governo della Regione, mettano insieme il meglio delle idee che hanno avuto sia le due parti, sia gli uffici molto preparati, gli uffici giuridici e legali dell'uno e dell'altro ente per produrre un testo che sia efficace, che rispetti alla lettera la legge nazionale, che è molto buona, e che però si adegui bene alla realtà ligure. Per aiutare, diciamo, a combattere, a contrastare questo fenomeno, è importantissimo arrivare nelle scuole, dare ai ragazzi le giuste informazioni, anche per evitare che poi finiscano all'interno di questi sistemi. Sì, in questo sia io che il mio vicepresidente, collega Bozzano, sia gli altri membri della Commissione, siamo molto impegnati ad andare in giro nelle scuole, nei teatri, nei luoghi dove si fa cultura per diffondere la cultura della legalità. È l'altro grande tema della nostra Commissione. Recentemente, un paio di mesi fa, per iniziativa delle Agende Rosse, sono stata al Carlo Felice di fronte a 2.000 ragazzi, altre volte su iniziativa di Libera e di altre meritorie associazioni, anche del Centro Storico di Genova, che sono particolarmente impegnate sul tema. Mi sono recato in scuole, ricordo l'esperienza dell'altro giorno della scuola di Rivarolo, c'è stato un seminario con gli scout a Sarzana per quanto riguarda, diciamo, la formazione di giovani impegnati in questo senso. Ci sono state iniziative a Campomorone l'altro giorno con un concorso che ha riguardato i ragazzi di tutta la regione su temi della legalità. Mette insieme la mia vecchia professione di docente con quella nuova, diciamo, di, lasciatemi passare questo termine, diffusore, diciamo, di legalità. Trovo molto appassionante, molto utile. I ragazzi, se stimolati opportunamente, ci danno grandi soddisfazioni anche su questo tema. Una delle misure più utilizzate per contrastare in generale tutti i reati, ma anche quello mafioso, è quella delle intercettazioni. Qual è la sua opinione? Io sono favorevole all'intercettazione, naturalmente rispettando la privacy delle persone che non c'entrano e che a volte vengono tirate in ballo da un discorso che viene fatto. Non sono assolutamente convinto che una limitazione delle intercettazioni, e in particolare il dire che debbano essere fatte le intercettazioni solamente sui reati di tipo mafioso, possa servire, perché due mafiosi al telefono non parlano dei reati di tipo mafioso. Parlano di corruzione, parlano di denari, quindi escludere tutto il resto e tenere solo le intercettazioni per i reati di tipo mafioso non ha senso se vuoi fare un'indagine seria. Questo lo dicono tutti, lo dice per primo Gratteri, che in questo momento, Nicola Gratteri, è il titolare della più grande indagine sull''ndrangheta attualmente esistente in Italia, con risultati straordinari e di cui si parla pochissimo purtroppo. Lui è favorevole alle intercettazioni con le limitazioni che ho detto prima, io mi adeguo a chi ne sa più di me e penso che abbia profondamente ragione.